Ehi, hey Balancers, oggi parleremo di un altro aspetto fondamentale per il verticalismo, ma subito dopo la sigla. La verità è che non ho ancora una sigla, quindi accontentatevi di un po' di beatbox. Ok ragazzi, adesso via i giochi e passiamo all'aspetto tecnico. L'aspetto fondamentale di cui vi voglio parlare oggi è la fretta. Soprattutto principalmente incentrato sull'argomento della one arm, quindi la verticale monobraccio. Spesso purtroppo viene vista la verticale monobraccio lo step successivo alla verticale di base. E purtroppo questo non è assolutamente vero. Prima di arrivare alla one arm, ci vogliono tanti altri fattori prima di arrivare quindi a questo famosissimo elemento che è la one arm. Spesso la fretta è quella che ci porta a sbilanciarci direttamente dalla verticale normale alla verticale monobraccio senza ricercare i vari aspetti tecnici. E quindi potrebbe succedere questo. Infatti la fretta ci porta a eseguire il movimento, però purtroppo è molto molto sporco. Bisogna affrontare questa tipologia di lavoro in modo molto dettagliato. Infatti, se dovessi chiedervi, mettete attenzione in dita, mani, gomito, spalla, testa, torace, bacino e gambe? Ok, sembra l'elenco delle parti del corpo, ma in realtà non è così. Sono tutte le attivazioni che necessitiamo nella verticale in generale e poi soprattutto nella verticale one arm. Dico la one arm perché è tanto approcciata in modo sbagliato, quindi voglio portarvi a fare un ragionamento sulle varie attivazioni che vi necessitano. Inoltre, ve la faccio vedere anche sbagliata di profilo. Ecco, purtroppo, vista di profilo è proprio una cosa obbrobriosa. Appunto, come dicevo, non bisogna andare a ricercare l'equilibrio e il posizionamento su una mano in modo da rimanerci in equilibrio, ma ci sono determinati meccanismi che vanno applicati ancor prima di andare nella verticale monobraccio. Infatti bisogna assicurarci un corretto e perfetto settaggio nella verticale normale prima di approcciare la one arm. Non si può approcciare direttamente la one arm se si è studiato molti passaggi che ci sono prima, come i vari posizionamenti della testa, delle spalle e delle gambe. Adesso invece vediamo la verticale monobraccio in versione corretta. Come abbiamo visto nella seconda versione, c'è un allineamento completamente diverso. La testa è anche vicino alla spalla, non è lontana come nella prima versione e come spesso si vede quando si cerca solo appunto l'equilibrio. Invece nella seconda forma che abbiamo visto c'è proprio tutto un allineamento specifico e soprattutto c'è un allenamento dietro che prevede proprio l'allineamento del corpo. Non è solo la ricerca dell'equilibrio, ma è proprio il settaggio di ogni parte del corpo. Adesso l'analizziamo anche di profilo. Le gambe non sono rivolte verso l'alto come si tenderebbe a pensare come si esegue una straddle, ma le gambe sono schiacciate verso il basso. Questo comunque vi restituirà molto più equilibrio e molto più controllo. Un'altra cosa, la testa è anche vicino alla spalla, non la vado ad allontanare in questo modo. Come abbiamo visto, se porto la testa più avanti, il corpo tende a cambiare posizionamento, il bacino tende ad arcarsi, le gambe vanno dalla parte della schiena e quindi questo ci fa perdere l'equilibrio. Queste ovviamente sono delle indicazioni generali per quanto riguarda la verticale monobraccio. Quindi, ritornando all'elemento fondamentale, la fretta. Non la dovete avere, non dovete ricercare l'equilibrio in una posizione sbagliata, perché questo vi farà stallare e rimanere fermi anche mesi e probabilmente anche qualche anno, sempre nello stesso punto senza avere miglioramenti. Dovete cercare di lavorare tecnicamente tutto ciò che viene prima in modo da consolidare le famose basi e soprattutto conoscere effettivamente la tecnica e poi riuscirete ad approcciare tecnicamente questa skill. Purtroppo non è una disciplina semplice come spesso viene presentata, è molto tecnica. Infatti, se volete dedicarvi a questa disciplina, vi aspetto all'Online Extend Academy, la prima scuola online di verticalismo. Inoltre, se vi è piaciuta questa tipologia di video, lasciate un bel like, un bel commento e ci vediamo al prossimo contenuto.